iniziamo la prima volta, allora, consegnerà la targa il consigliere Prescritta. Intanto vi ringrazio tutti per la presenza, perché questa è una giornata di sport con la S maiuscola, perché quando si vedono giovani, specialmente in tenere età, 12, 14 anni, 15 anni, perché credo che questa è l'età che hanno queste ragazze, vedere che si impegnano per fare qualcosa al giorno d'oggi è diventato molto difficile, quindi io sono grato a tutti loro e soprattutto a chi più grande come mister, che si impegnano ogni settimana e dedicano molto tempo a questa attività. Vedo qui fra di voi qualche personaggio che ormai io lo ricordo, ero un bambino io quando lui faceva la pallavolo, il signor Giorgiani, quindi vederlo ancora dopo 30 anni, 40 anni fare attività di pallavolo è un vero piacere, anche il dottore Cannavoce Lugano. Quindi io vi ringrazio tutti perché si è riuscito a portare avanti questa attività e con tanti sacrifici, specialmente i genitori, è un motivo d'orgoglio per tutta quanta la Riviera Ionica Messinese. E dico a voi, cercate di coinvolgere i vostri coetanei a fare dello sport, a prescindere da quale da qualsiasi esso sia. Quindi grazie a tutti quanti e buona fortuna. Allora, grazie a tutti lui Natale si è sbagliato, il vicino lo voglio tutti voi. Consegnerà la targa il presidente del consiglio del comune di Sant'Alessio, il dottor Andrea. Allora, mister, buongiorno a tutti, semplicemente per portare i saluti dell'amministrazione comunale a tutti voi e un grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Solo una considerazione, è stato bello, è stato divertente vedervi giocare. Continuate così perché lo sport è un modo sano per crescere. Grazie.
questa manifestazione. L'avvio di San Carissimo del settore della pallavolo, perché la nostra cittadina non ha mai avuto una squadra di pallavolo, è una situazione che ci diventerà difficile perché questa palestra, come avete visto, non è regolamentare, per cui potremo solo allenarci ed eventualmente giocare a scuola. Non farò discorsi lunghi, volevo solo dire che ormai la situazione del settore dello sport diventerà difficile per tutti. Ci sono le nuove leggi che impongono delle limitazioni gravi, ci sono gli sponsor che latitano e quindi dobbiamo, secondo me, riversare tutta la nostra attività su di voi, come fanno le vostre società, che ringraziamo per l'impegno a tutti i livelli, sia i vostri dirigenti, sia i vostri allenatori, i vostri istruttori, i vostri genitori che per portare agli allenamenti fanno delle enormi sacrifici. Comunque, per non dilungarmi molto, desidero un po' passare alla relazione. Io chiamerò le varie autorità presenti, sia della società che dell'amministrazione comunale, perché questo può essere un incontro tra le tre componenti più importanti della vita di uno sportivo: la società, le istituzioni e la gente che partecipa. Quindi cominciamo con la terza classifica. La terza classificata è la società del Nizza. Io non so se Nizza ha un nome indefinito particolare, io lo conosco e la conoscevo come Volley Nizza. La signora, a moglie del presidente, si può avvicinare, mi darei. Scusate. Sì, è una partita. Sport.